Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Io sono Commy e questo è un nuovo video. Prima di iniziare però, informazioni di servizio. Qui sotto in descrizione potete trovare il link del mio profilo Instagram. Ah, e mi raccomando, seguite anche il bassottino che se non si offende. Ma torniamo a noi. Mi sento in dovere di fare questo video non perché sia effettivamente costretta, ma perché mi sento di dover dare delle spiegazioni, soprattutto a quelle persone che mi seguono su Instagram. Dal 1 novembre ho ricevuto molti messaggi che mi chiedevano perché avessi cambiato nome. E la risposta è solo una: renaming. What? Il renaming, o ancora prima il naming, sono delle discipline legate al mondo del marketing, che dall'English vengono tradotte con dare un nome. Dare un nome a qualcosa è una tecnica che risale a tantissimi anni fa, da quando l'uomo ha incominciato a comunicare, ed è proprio il cercare di semplificare la comunicazione tra le persone che nascono le parole. Tutto ciò che ci circonda ha un nome ed il fatto che lo abbia rende la vita un po' più semplice. Ovviamente la persona che avrà inventato il termine sedia non avrà di certo utilizzato la tecnica del naming, ma ci sono dei casi in cui questa tecnica è necessaria. I casi in questione sono per esempio per scegliere il nome di un'azienda, di un prodotto, di un servizio, la scelta del nome per uno youtuber, perché no, per un influencer, e per tutte quelle professioni legate al mondo. La scelta del nome serve per distinguerci da tutti gli altri. Facciamo un esempio: quando vi iscrivete per la prima volta a un social network, la prima cosa che vi chiedono è proprio il nickname, e se il nickname non è disponibile, vi attaccate al tram. Di solito la scelta per quanto riguarda il nickname è tra nome e cognome, per quelli più easy, oppure per quelli più riservati, un nickname preso a caso. Ma per chi vuole lavorare con il mondo dei social network, la scelta del nome risulta essere un po' più difficile. Quando andate sul profilo di youtubers, influencer, food blogger, blogger, personaggi pubblici, la prima cosa che vi balza all'occhio del loro account è il nome. Se invece di chiamarmi Commy mi fossi chiamata Bimbetta 732, voi mi seguireste lo stesso? No. No. No, 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 no. Il nome è come il titolo di un libro: se non attira al primo colpo, probabilmente rimarrà sugli scaffali della libreria per sempre. E dato che internet è immenso, molto più grande di una libreria, con tantissimi account, tantissime persone che hanno canali YouTube dove parlano di make-up, videogiochi, dell'ultimo iPhone uscito, bisogna districarsi tra le migliaia di profili per farsi trovare. È necessario, se si vuole creare una bella community, se si vuole far conoscere, affidarsi alla tecnica del naming. Purtroppo però non ci sono manuali o libri che ci dicano quali sono i nomi possibili e immaginabili che potremmo utilizzare, anche perché non è come scegliere il nome del proprio figlioletto che sta per nascere. Ma la tecnica del naming ci dà delle regoline. Regola numero 1. Non è importante che il nome sia bello, ma deve essere anche bello foneticamente. Le lettere e i suoni esprimono emozioni e sentimenti. Per esempio, i nomi con la lettera Z esprimono aggressività, potenza. Per esempio, Godzilla. Oh yeah! I nomi che finiscono con consonante esprimono serietà. Per esempio, Belly Mellow. Invece, i nomi con la R ti fanno soffermare, come Violetta Rocks. Quindi è importante, quando si sceglie un nome, cercare di studiare la fonetica della propria lingua. Regola numero 2. Che generi curiosità. Più un nome è strano o originale, più le persone saranno portate a chiedersi il perché e quindi a seguirti. Regola numero 3. Che sia facile. Un nome facile è un nome che si tende a ricordare e a trovare. Facile non significa necessariamente corto, ma più è corto un nome, più è facile da ricordare. Per esempio, si ricorda più facilmente Commy che la cometa di Harley. Regola numero 4. Che sia disponibile. Non ci devono essere nomi simili al tuo. Per fare questo, mi raccomando, fai tantissime ricerche su tutti i social network. Regola numero 5. Che dica qualcosa su chi sei. Se volete creare un personaggio alla mano, friendly, socievole, dovete trovare un nome che rispecchi queste caratteristiche. L'importante è che il nome sia coerente con la vostra persona. Queste erano le 5 regoline da seguire per quanto riguarda la tecnica del naming. Ma ora passiamo a un esempio pratico, il mio.
Non tutti mi conoscono come Commi, la maggior parte di voi mi conosce da Instagram e mi conosce con il nome La Cometa di Harley, nome che scelsi tantissimi anni fa quando mi iscrissi a Instagram per la prima volta, nome che ho scelto forse in 2 o 3 minuti, il tempo di una pipì. Il nome non aveva molto senso, mi piaceva ma non mi rappresentava, così come non mi rappresentava il mio account. All'inizio ero molto focalizzata sul cibo, ero presa dal mood fit, anche se non sembrerebbe, poi sono passata al mondo beauty e infine ho capito che neanche questa era la mia strada al 100%. Quando ho capito quello che volevo fare, ampliarmi, aprire un canale YouTube, mi sono chiesta, ma è davvero la cometa di Harley che vorrei portare su YouTube? E la risposta è stata no, il mio naming era stato errato fin dall'inizio, a parte generare curiosità era troppo lungo, si poteva facilmente confondere con la cometa di Harley, non era bello foneticamente e non diceva niente di quello che ero. Ecco perché prima di lanciarmi con il medesimo nome anche su YouTube mi sono chiesta, ma c'è bisogno di fare un renaming? Renaming significa proprio rinominare. Infatti dal 1 novembre del 2018, ovvero pochissimi giorni fa, non sono più la cometa di Harley, ma sono Commi, solo Commi. Commi rispetto alla cometa di Harley è facile, corto, inconfondibile, disponibile e dice già qualcosa di sé. Commi è easy, Commi è friendly. Quindi se dovete farvi un account che sia diverso dal solito, quindi non volete solo scrollare le varie immagini e mettere like, vi consiglio di prendere il vostro tempo e di scegliere un bel nome. Mi raccomando, non fate di fretta. Chi fa di fretta si fermi e si faccia una birretta. Parola di Commi. Per oggi è tutto community, ci vediamo al prossimo video. Un mega salutone dalla vostra supereroina di cognome e di fatto. Ciao! Ah, Pooja, iscriviti al canale. Guarda che noi sappiamo che ancora non l'hai fatto. Pooja, iscriviti al canale. Vero, Doug?